tutti e quattro. Delfino ne ha un tot, Delfino ne ha un tot. Il Delfino curioso va avanti, molla tutti e lì. Passando anche lui alle Super 1006 da quest'anno. Fa già il Joker Lap e quindi non è così lontano. Calcoliamo che il Joker costa dai 3 ai 4 secondi. In una categoria come questa costa sicuramente circa 4 secondi, quindi il buon Marco Valazza non è nel gruppo assolutamente. Delfino, Cherry all'interno delle chiudere di Delfino, sì, ci riesce in corda. Ovviamente quando io dico deve chiudere non è che faccia il tipo per uno per l'altro, dico la traiettoria migliore sarebbe che chiudesse. Poi sono amico sia di Delfino quanto di Cherry, quanto di Valsesi e quanto di Valazza. Per me i piloti sono tutti identici, uguali. Tutti bravi, tutti forti, fino a prova contraria. Andiamo a vedere se ha pagato il Joker Lab, non direi proprio perché è uscito male Valazza dalla curva 1. Tant'è che Valsesi si mantiene la sua terza posizione e lascia che si diano battaglia, e lo stanno facendo Cherry, che adesso ha superato Delfino, quindi i due piloti lottano al momento per la prima posizione. Poi bisogna vedere se Valsesia e Valazza riusciranno a recuperare il tempo già speso per il loro Joker Lap. Eccolo qua Stefano Cherry. Bella la nuova livrea, molto curata. Delfino ne approfitta, dice io vado a farmi un giro a Joker. E vedo subito se rimango davanti in seconda posizione sia a Valsesia che a Valazza. Sì, così è. Vantaggio tranquillo. Hanno avuto una partenza poco brillante Valsesia, poi Valazza ha avuto un'incertezza al giro successivo. E quindi rimane Cherry a provare a fare il Joker Lap, lo farà nell'ultima tornata. Best Lap 49.3, sembrano tempi molto lenti rispetto ai kart, in effetti lo sono, ma cambia completamente il rapporto peso-potenza delle vetture, quindi ci sta tutto. Ed è ottimo andare sotto i 50, il Super 1006. Cherry adesso va in distacco. Quindi entra con quasi 8 secondi di vantaggio, intanto Cherry nell'ultimo giro è sceso sotto 49, 48, 9,84 ed è l'unico pilota sotto ai 50 secondi addirittura, quindi vittoria a mani basse. Se ne parlava già che la vettura di Cherry sarebbe stata una grande evoluzione rispetto alla sua stessa vettura degli anni precedenti. Qua ha dato veramente prova di queste supposizioni. Gara tosta, gara da leader, davvero campione italiano. Qual è Stefano Cherry, number one. Palazza. No, lo mangiano. Guarda che Saxo Cup, Cherry parte pianissimo e decide di andare immediatamente a fare Valazza, quindi recupera già la posizione. Tattica probabilmente studiata, perché l'abbiamo visto partire molto piano, a meno che non avesse delle problematiche alla vettura diversamente. Tutto da notare adesso il suo recupero, se riesce a portarsi in un paio di giri alle spalle di Delfino e di Valsesia, già con il Joker Lap portato a compimento, allora a quel punto diremmo che è messo veramente bene per aggiudicarsi anche questa hit, come già ha fatto ieri e stamattina. Intanto Valsesia va già in pratica, rimane con solo Cruz. Pasquale Delfino, Cherry accelera, Cherry seconda posizione, no problem. Delfino
Pino, Cerri, Valsesia e Malatta, un po' più assaltato, un po' più in apprendistato in questo momento con la categoria del Super 1006, è la sua prima apparizione a questo livello. Intanto andiamo a vedere, ormai a ridosso Cerri di Delfino, cercherà di passarlo, di rimanere anche semplicemente un crono, sapendo che poi Pasquale deve ancora fare il suo gioco, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi per passare davanti. Cercando anzi di allungare leggermente, ma Cerri ci dà proprio l'impressione che stia tranquillamente seguendolo, sapendo che deve andare al Joker e quindi quando sarà il momento lui, rimanendo a un secondo non di più, eccolo qua, Delfino va al Joker. No! Prima della staccata, problemone che non abbiamo mai visto, neanche lui. Delfino intanto è davanti a Valsesia, è riuscito a saltare fuori davanti a Valsesia. Andiamo a vedere come mai Cerri è fermo lì. Cerri, qualcosa di particolare, fa segno sulla ruota destra, anteriore destra. E la vittoria va a Pasquale Delfino, davanti a... Cerri segue di Delfino, Cerri Valsesia Amando. Della I3, Delfino davanti con Valsesia dietro, subito Cerri e anche Malatta a fare il Joker Lap. Ovviamente Cerri si augura che il finale sia leggermente diverso. Sarà tutto a posto. Cerri che mi si gira lì così, ma Delfino che ha dei problemi. Eppure mi sembrava che fosse tutto a posto quando sono passato da Pasquale. Uno si è girato, uno si è fermato. Mezzo giro, stacca, collata lì. E quindi Valsesia ringrazia, diciamo, se proprio volete che io faccia un piccolone di questa I4, io lo faccio, Non è che mi dà fastidio. Adesso la questione freni sembrerebbe risolta, però ho visto già anche un inserimento in curva qui al fondo del rettilineo che non sembrava dei più tranquilli. Difatti Stefano, che abitualmente è uno che quando la macchina a posto va giù di pedale, va giù di acceleratore, mica da scherzare, qua lo vedo molto sulle uova. Sta cercando di rendersi conto se si può fare una rimonta, manca solo due giri, quindi non è che c'è mezz'oretta di tempo per farla, perciò Valsesia continua, adesso dice vado. E qui anche se la posso dare, se facessi questo tratto a tutta velocità potremmo uscire dietro, dietro di poco ma dietro. Il Joker è bello per quello, perché ti tiene lì fino all'ultimo. Cerri adesso sembra aver preso un attimo di confidenza, dice mo ce provo, se va bene, però è ancora sempre sulle uova. Adesso
tutti hanno già fatto il Joker Lab, quindi di qui non ci sono più problemi. Ultimo giro. E adesso Malatta ci crede, vado. E non ci sono. Wow. E non era il caso. Non credo che si incorra in penalità a farlo, si incorre in penalità a non farlo. Mentre invece in questo caso uno si autopenalizza da solo perché se fa un Joker Lap in più chiaramente ci aggiunge 3-4 secondi ad un giro che poteva essere 3-4 secondi inferiore. Cerri porta a casa la seconda piazza nonostante ci sia ancora qualcosina da fare. Quando siamo arrivati nel suo box erano tutti distesi sotto la macchina cercando di mettere a posto sti freni, e tanto il Marco Cossese la porta a casa brillantemente. Non era titolo per Pasquale Delfino che non fa la finale, peccato. Quando si è affrontato in pista, proprio alla curva 4, avevamo al microfono detto speriamo che sia di poco conto, e il gesto che ha fatto non siamo riusciti a interpretarlo se era assolutamente no, è grave, oppure se sì, è rimediabile. Diciamo che era la prima. Nel senso che adesso non c'è. Allora davanti Stefano Cerri, poi Marco Valsesia, quindi Marco Malatta. E si gira. Perché ha il cofano. Ma no! Lo vedevo dietro la nube di cose, non riuscivo a capire se aveva delle righe sul vetro, poi più che delle righe sul vetro era l'interno del cofano, quindi o si mette con la testa fuori o scende a farsi. Converrebbe dargli, ecco, tirare giù. Si prova e si vede se tiene. Ok. Intanto davanti Cerri e Valsesia fanno la loro gara tranquilla, stanno quasi per andare a raggiungere Malatta. È stato nuovamente fermato perché il cofano si stava riaprendo, lì gancio che non tiene più. Ora passa proprio mentre sta arrivando Cerri, infatti 90 su 100 cominceremo a vedere delle bandiere azzurre, le bandiere blu per indicargli che dietro deve essere doppiato, quindi di non, ecco le lancia alla prima postazione. Però adesso Malatta è andato già a farsi il Joker, quindi non ci penserà più ancora. Toccherà ancora Cerri, che però credo che viva un attimino sulle sue, se attaccare tutto quello che vorrebbe o no, non ce ne fosse nemmeno bisogno, quindi calma e sangue freddo, perché quello che gli è successo nella terza hit non è stato piacevole. Inchiodata al fondo del rettilineo senza alcun motivo, perché si erano bloccati i freni. Malatta lì a inseguire, però sappiamo che è staccato di un giro. In realtà il secondo è Valsesia che abbiamo visto adesso. Pronti sullo sfondo i tre svedesi per la rappresentazione di quello che sarà la finale delle RX2. Ancora all'interno della
e poi Valsesi arriveranno sul traguardo. Calcoliamo e ricordiamo che Valsesi ha già fatto il suo Joker Lab, mentre Cerri non ancora, ma il margine è tale in mezzo pista nei confronti di Valsesi che non dovrebbero esserci assolutamente colpi di scena. Ultimo giro. Temi d'animo, peccato per Pasquale Delfino che non ha potuto arrivarci alla finale per questioni tecniche. Eccolo qua, Stefano Cerri che la porta a casa tranquillamente questa volta.